Ma in fondo pensaci, vorresti davvero vivere in questi luoghi? Io no. A volte ci penso. Come sarebbe bello svegliarmi la mattina in uno degli splendidi villaggi di Skyrim, incontrare eroi, personaggi che vale la pena conoscere, vivere avventure straordinarie, bere dal proverbiale calice della vita. Poi però rifletto. A che prezzo? A che prezzo? A che prezzo davvero scambierei la mia vita, tutto quello che ho costruito, i miei sogni, le mie certezze, i miei amici, per un mondo così diverso? Ammettendo che fosse reale, certo. Giocare ad un videogioco è come compiere un viaggio della mente, un viaggio dell'anima. E chi viaggia senza imparare niente non viaggia, si sposta. Il saper viaggiare è un dono di pochi, come il saper ascoltare la musica, come il saper leggere, come il saper videogiocare. Il videogioco, come il viaggio, non è un mezzo, è un fine. Non si viaggia per raggiungere una meta, ripeto, quello è uno spostamento. Il viaggio è fine a se stesso, non importa cosa trovi alla fine della corsa, l'importante è quello che provi mentre corri. Il vero viaggiatore non lo fa per tornare contento, lui viaggia per sentirsi leggero come il vento. Sai qual è il bello di ogni partenza? Sapere che un giorno tornerai a casa. E questo è il senso del viaggio, ed è questo il senso del videogioco. Partire, estraniarsi dalla realtà temporaneamente, svuotare la mente, vivere un'altra vita, altre avventure, altre storie, conoscere nuove cose, visitare nuovi luoghi, imparare a stupirsi, o comunque ricordare com'era bello farlo quando eravamo bambini, ma poi tornare indietro, tornare alla vita di tutti i giorni, e fare tesoro delle meraviglie che abbiamo visto, e mettere in pratica gli insegnamenti che abbiamo incontrato. Ma in questa vita, la nostra, nessun viaggio è eterno. È la caratteristica che accomuna ogni viaggio, ogni videogioco, ogni musica, anche la nostra stessa vita e anche questo video, che prima o poi finisce.